Dunque, prima di iniziare, mi ha chiesto Marcelli di dirvi o di spiegarvi cosa è successo la settimana scorsa in laboratorio, nel senso che ad alcuni di voi la creazione del progetto a partire da usando GitHub Classroom, no? Cliccando sul link iscriviti all'assignment, eccetera, ha funzionato bene, ad altri no. Effettivamente ci siamo resi conto che quel prodotto lì, GitHub Classroom, ha dei problemi. Non a tutti funziona, non sempre funziona. I problemi sono già stati segnalati, gli sviluppatori lo sanno, sono stati già avvisati, ma a quanto pare non hanno avuto voglia o tempo di risolverlo. Allora, per un po', diciamo, almeno finché non risolveranno quel problema, non usiamo più il laboratorio Classroom, lo vedrete già dalle istruzioni di laboratorio che abbiamo modificato. Il progetto di laboratorio non lo facciamo scaricare usando Classroom, ma lo potete scaricare direttamente, no, dal repository. Come fare? Dite solo una dritta in modo che, ad esempio, il laboratorio la volta scorsa, se andate direttamente sul repository di cui poi metteremo il link, adesso tanto male, mercoledì ci sarà quello che si chiama Lab 2, potete fare due operazioni diverse. Attenzione a non fare quella sbagliata. Quella sbagliata sarebbe di fare un clone direttamente di questo progetto, ok? Cioè, per poterci lavorare avete l'indirizzo del progetto di laboratorio che vi abbiamo preparato, fate clone e vi clonate il repository localmente sul vostro PC, ci lavorate, potete fare commit. Il problema qual è? Che a quel punto non potete più fare push, perché state lavorando su una copia locale di un repository remoto su cui non avete i permessi di scrittura. Okay? Allora, qual è l'operazione da fare se voi volete lavorare ma poi avere un repository vostro su cui poi salvare il vostro lavoro? L'operazione è quella di fork, che la volta scorsa non avevamo diciamo descritto ancora. Allora, l'operazione di fork è un po' nascosta perché era su in alto. Cosa significa fare un fork nel linguaggio di GitHub? Significa creare un nuovo progetto, un nuovo repository remoto nel vostro spazio personale e inizializzare questo nuovo repository remoto con un clone del progetto che avete. Quindi è come repository remoto nostro, quello che vi diamo noi, fate clone, lo clonate il repository su un repository locale sul vostro PC. Se invece fate fork, prendete quel repository e fate un clone su un altro repository remoto, sempre su GitHub. Quindi è sempre un'operazione di cloning, ovviamente, per poter lavorare. Ma una ti fa una copia locale solo sul tuo PC, solo che questa copia locale è agganciata a un remote di cui non avete i permessi di scrittura. L'altra invece crea un nuovo remote su GitHub nel vostro spazio personale. Di questo nuovo remote, ovviamente, vi dovete poi fare un clone locale per poterci lavorare. Ok? Quindi la cosa normale da fare è andate sul progetto, fate un fork, semplicemente basta cliccarlo, adesso qui mi dà l'elenco di tutti i gruppi a cui ho accesso, diciamo che lo voglio creare nel mio spazio personale, se avete solo lo spazio personale non vi fa tutta questa richiesta, e vedete che ha creato un nuovo progetto, leggiamo qua sopra, fulviocorno/lab1, quindi lo stesso nome del progetto, ma nel mio spazio personale, forked from, mettiamo un font che riusciamo a leggere anche dalla prima fila, forked from TDP 2016 Lab 1. Quindi questo è un progetto separato, mio o vostro, se fate voi il fork, su cui potete lavorare, chiaramente adesso è solamente su GitHub, per poterci lavorare localmente, dovete clonarvelo, vi clonate, però vedete che l'indirizzo di questo è l'indirizzo vostro. Non è più TDP 2016, ma è in questo caso Fulviocorno, quello che sia la vostra utente GitHub. Ok? Questo è il modo normale di lavorare. In realtà
Classroom fa già questo, o meglio, dovrebbe farlo dietro le quinte. No? Prendeva il progetto, ne faceva un fork dentro TDP 2016 Lab, che è un'organizzazione separata, e poi doveva darvi i permessi di scrittura, cosa che a volte non faceva, per questo poi alcuni non riuscivano a lavorare. Quindi bypassiamo l'interfaccia carina e semplificata di Classroom e usiamo direttamente ciò che funziona, perché, ossia fare un fork direttamente. Cambia poco essenzialmente. Ciò che cambia è che, se vogliamo, con Classroom noi avevamo una facilità di vedere tutti insieme i vostri progetti, invece con un fork no, perché ognuno ce l'ha nel proprio spazio personale. Ecco, un'altra cosa che è utile è che nel progetto principale noi possiamo, o si può vedere in generale, se io clicco sul numerino anziché sull'icona fork, tutti quelli che hanno fatto un fork di questo progetto. Adesso non so perché non c'è il mio, che ho appena fatto, perché tutti forse non sono proprio tutti. E poi essenzialmente quelli che sono pubblici, no, si potrei andare a vedere. Adesso in questo caso non mi interessa andare a vedere cosa fate, a meno che voi mi chiediate, guarda che è un problema, allora vai a vedere. No? Però immaginate di gestire un progetto voi, che volete condividere, volete pubblicare, sapere che ci stanno lavorando, l'hanno forcato in 12.000 e ci stanno lavorando tanto oppure poco, sai, uno magari fa un fork solo per vedere e poi non ci fa nulla. È interessante capire chi fa uso del proprio lavoro. I clone non li vedete, ma perché il clone è uno che vuole scaricarlo, lavorare, installarselo e finisce lì. Invece il fork è chi effettivamente vuole lavorarci per modificarlo, per mandare avanti. E allora questi li vedete. Ok, quindi è solo per dirvi che mercoledì, fino a se quelli di GitHub non metteranno a posto le funzionalità di Classroom, lavoriamo direttamente col forking dei progetti. Ok, questa era, se vogliamo, comunicazione di servizio. Invece oggi iniziamo a darci qualche arma in più, per poter riuscire a gestire programmi con un po' di complessità in più. E cominciamo a ragionare su quello che chiameremo tra poco il pattern MVC o Model View Controller. Qual è l'esigenza? Perché noi non ci inventiamo le cose tanto perché ci piace complicarle. L'esigenza è, immaginiamo, un'applicazione grafica, interattiva, complessa. Adesso tutto sommato le applicazioni che abbiamo fatto sia in aula che in laboratorio erano molto semplici. Ogni applicazione poteva fare una cosa. Quella del laboratorio la volta scorsa, delle parole aliene, del traduttore alieno, in realtà sembrava che potesse fare due cose, ma dal livello di interfaccia utente in realtà era una sola, c'era una casella di testo e un bottone. Poi era la logica dietro, che questa parola dava a vedere se nel testo c'era una parola o ce ne fossero due, e allora decideva che cosa fare, ma dal punto di vista dell'interfaccia grafica è una cosa sola. Il nostro giochino dell'indovina il numero, da quel punto di vista, era più complicato, perché avevamo almeno due modalità diverse e dovevamo perdere il tempo abilitare i vari pezzettini. Ecco, se voi immaginate, e lì potevamo fare due cose, o eravamo a partita o eravamo fuori, cioè non è che... Se immaginiamo un'applicazione in cui posso fare 30 cose diverse, immaginate quale groviglio, no, di codice verrebbe a crearsi se lavorassimo in questo modo. Era tanto bello quando non c'era un'interfaccia grafica. Quando non c'era interfaccia grafica, un bello schermo nero, no? Un bel menu stampato, 1, 2, 3, cosa vuoi fare? Schiaccia 3 per inserire un nuovo dato. Allora, qual è la differenza sostanziale tra un'interfaccia testo a linea di comando essenzialmente e un'interfaccia grafica? Non tanto che l'interfaccia grafica sia più carina, sì, va bene, però possiamo conviverci, ma il fatto che in un programma grafico la prossima azione da fare, cioè il controllo dell'applicazione, è nelle mani dell'utente.
Cioè, se io stampo un menu di testo e dico inserisci uno se vuoi inserire, se vuoi aggiungere un dato, due per cancellarlo, tre per cercare, sono io programmatore che ho deciso che in quel momento l'utente deve inserire un numero. Non è che in quel momento clicca qualche cos'altro, apre una tendina, guarda un'altra cosa. Perché l'unica cosa che può fare è darmi quell'input che voglio io nel momento in cui gliel'ho chiesto io. Quindi il controllo del programma, cioè l'ordine con cui vengono chiamati i metodi, eseguite le funzioni, lo decide il programmatore. In un'interfaccia grafica, no. Io nel controller ho 20 metodi, do questo, do quell'altro, do quell'altro, do aggiungi, do ricerca, do quello che volete, e quando vengono chiamati? In che ordine? Lo decide l'utente a seconda di dove clicca. Se date il mouse in mano a una scimmietta impazzita, chiama i metodi del controller in un ordine totalmente casuale. E io devo prepararmi a poter gestire in qualunque ordine, qualunque insieme di chiamate le funzioni e dare una risposta che abbia senso in ogni caso. Quindi in qualche modo io lavoro un po' alla cieca dicendo vabbè, io posso fare tante cose ma non so da dove arriverà la prima chiamata. E quindi in qualche modo ragiono in modo, diciamo, asincrono. Asincrono rispetto alla mia concezione del programma. Cioè io immagino che il gioco, l'applicazione vada avanti in un certo ordine, si sviluppi su una certa serie di passaggi, ma poi in realtà le azioni che arrivano, arrivano quando vogliono e quali vogliono. L'ho pensato così, ma l'utente ha fatto un'altra cosa. Che ci posso fare? È così, no? Devo gestirlo. Quindi questa asincronicità, il fatto che in qualunque momento possa arrivare a una qualunque richiesta, ovviamente che l'interfaccia utente generi, mi complica un pochino, no? La vita. Allora, chiediamoci in questo contesto qui, come facciamo a organizzare al meglio il nostro programma in modo da sopravvivere essenzialmente, no? Primo. Secondo, i dati. Allora, quello che abbiamo fatto finora era quello di memorizzare i dati di cui il programma aveva bisogno dentro la classe controller, che aveva due problemini. Uno l'abbiamo già forse potuto vedere, l'altro non ancora. Il primo è c'è un principio nella programmazione a oggetti di singola responsabilità, uno dei principi generali che dice che ogni classe dovrebbe avere una responsabilità sola, bella chiara. Se in una classe dici cosa fa quella classe? Ah, serve a far questo e anche quell'altro, non va bene come progettazione oggetto oriented, no? Perché vuol dire che in realtà avresti potuto separare due classi, una che faceva questo e l'altra che faceva quest'altro, e poi farle comunicare e integrarle meglio, no? come principio di progettazione generale. Quindi abbiamo, detto in parole più terra a terra, abbiamo una classe in cui alcune istruzioni sono istruzioni di manipolazione dati, altre istruzioni sono istruzioni di gestione dell'interfaccia utente, tutte mescolate. La volta scorsa abbiamo fatto un minimo di refactoring per cercare di separarle un po' meglio, ma alla fine la classe è una sola. Quindi questo non mi piace, perché se la complessità cresce non riesco a separare lo sviluppatore della logica dallo sviluppatore dell'interfaccia. Immaginiamo che anziché indovina il numero dovessimo giocare a scacchi o a Go, che è di moda in questi giorni perché ci sono le prime volte in cui il computer riesce a battere l'umano al gioco di Go. Allora c'è chiaramente la logica di gioco, che è complicatissima, ma anche l'interfaccia, tutto sommato, in un gioco a scacchiera deve essere le pezzi, le mosse, la grafica, le animazioni hanno il loro bel da fare. Ma se sono tutti nella stessa classe, come facciamo a lavorarci in due? L'esperto di algoritmi e l'esperto di interfaccia. Non va bene, bisogna riuscire a separare queste cose. Bisogna fare una prima versione che abbia l'interfaccia brutta e l'algoritmo di gioco scemo, che perde sempre, ma che già funzioni. Dopodiché uno bravo di interfaccia si prende la parte di interfaccia, se la sviluppa per conto suo, la fa più bella, e lui lavora sempre con l'algoritmo scemo, tanto non interessa. E poi dall'altra parte invece avrai chi lavora sull'algoritmo della scemo, lo fa diventare sempre più intelligente e ci gioca con l'interfaccia brutta, tanto non interessa. Ma poi li rimettiamo insieme e avremo l'algoritmo furbo con l'interfaccia furba. Facciamo poi un merge dei due repository
ma siamo riusciti nel frattempo a lavorare separatamente. Perché? Perché le competenze delle varie classi erano separate. C'è un altro problema poi anche più pratico, che il controller è una classe, al fatto che i dati li abbiamo memorizzati dentro il controller, e il fatto che il controller è una classe che non è sotto, nonostante il nome, non è sotto il nostro controllo. Cioè, chi lo crea il controller? Avete mai fatto il new controller? No. Chi lo crea? L'fxml loader. Cioè, nell'istruzione che avete nel main che carica il file fxml, la classe loader dell'fxml a un certo punto vede un'istruzione nell'fxml che si chiama fx2.controller, prende il nome di quella classe e la crea lui. Va bene. Però vuol dire che ogni volta che crea una nuova scena, adesso ne abbiamo fatta una sola, una finestra con una scena sola, però un'applicazione in generale, la videata cambia, no? Apro una voce e viene fuori la finestra in cui caricare i dati di quello, faccio salva, scompare, ricompare la finestra generale. Quindi avremo più scene diverse che si alternano. Ogni scena ha il suo controller. Ogni volta che chiudo una scena e la distruggo, muore il controller associato. Ogni volta che ricreo la scena, crea un nuovo controller. Quindi tutte queste classi controller vanno e vengono perché sono di servizio alla scena che devono servire. E quindi non ci posso mettere i dati lì dentro, perché nel momento in cui mi muore il controller perdo i dati. Chiudo una videata, ne apro un'altra e i dati li ho dimenticati, perché il nuovo controller non sa nulla di quello precedente. Quindi in qualche modo devo riuscire a tirare fuori i dati dal controller per fare in modo che sopravvivano alla dinamicità dell'interazione dell'interfaccia grafica. Come dicevo, questa parte qua non l'abbiamo ancora apprezzata perché non abbiamo ancora fatto applicazioni che avessero più scene diverse. Ok, poi c'è un'ultima domandina a cui però non riusciamo ancora oggi a dare risposta, alle altre tra oggi e domani, questa settimana sì, che tutto sommato, se pensiamo all'applicazione del indovina il numero, c'era un po' di lavoro che era necessario, un po' di lavoro anche antipatico devo dire, noioso, che era necessario per mantenere l'interfaccia utente aggiornata sullo stato della partita. Cioè, quando uno fa un tentativo in più e devo aggiornare la scritta di testo e devo aggiornare la progress bar, beh, sono due cose, non sono morto di fatica, però proviamo a immaginarlo in grande, no? Cioè, ci sono una serie di informazioni sullo stato della partita, sullo stato dell'applicazione, che cambiano. Ogni volta che cambia qualche informazione sullo stato dell'applicazione, necessariamente devo ricordarmi di aggiornare 1, 2, 3, 18 elementi dell'interfaccia grafica, perché questi elementi in qualche modo sono delle viste, delle finestre, no? Che l'utente vede sullo stato interno dell'applicazione. Al momento lo dobbiamo fare a mano, dobbiamo ricordarci, ho modificato quel valore, incrementato il numero di tentativi, quindi devo ricordarmi di aggiornare la progress bar. Se sta roba qua riuscissimo a automatizzarla un pochino, ci toglieremo del lavoro di basso livello e potremmo concentrarci su quello un pochino più di alto livello. Questo ultimo pezzo, come vi dicevo, oggi non riusciamo ancora a risolverlo, ad affrontarlo, ma è il passaggio successivo. Ok, come ragioniamo? Allora, noi cerchiamo di ragionare mettendo a frutto o cercando di usare bene il linguaggio che abbiamo a disposizione, i costrutti object-oriented del linguaggio che abbiamo a disposizione. E parliamo di design patterns. Io qui ho messo la copertina di un libro su design pattern, che è un libro, a me, come dicevo forse la prima lezione, questa linea qua di Libby at First piace parecchio perché è molto diretta, semplice, ma tutto sommato poi i contenuti li ha. Senza andare a studiare tutti i pattern in ordine alfabetico, ma che cos'è un design pattern? Che cosa si intende? Sono delle istruzioni Java nuove? È un linguaggio nuovo? No, assolutamente no. Il design pattern è una conoscenza, un metodo di lavoro, uno più metodi di lavoro, che ci aiutano a costruire dei sistemi object-oriented, stiamo lavorando in Java,
che abbiano delle buone, qui sono chiamate, proprietà di progetto, siano progettati bene. Ok? Se io vi faccio un quiz sul linguaggio Java, su cosa vuol dire static, su cosa vuol dire interface, su cosa vuol dire getter, setter, eccetera, cioè i costrutti di base del linguaggio che rendono il Java è un linguaggio oggetti, quindi permette di implementare l'ereditarietà, il polimorfismo, eccetera, eccetera, le sapete rispondere. Sapete qual è l'effetto su un'applicazione delle parole chiave del linguaggio, dei costrutti object-oriented del linguaggio Java. Ma la domanda che ci poniamo noi è, bene, adesso che abbiamo tutti questi modi diversi di fare una classe, qual è il modo più giusto di farla? La metto brutalmente, ma perché ci preoccupiamo di tutte queste cose e non facciamo un'unica grossa classe main con un unico metodo main con dentro tutte le variabili static e non ci pensiamo più? Eh? Perché? È impossibile? No. In C lavoravamo così. Perché non lo facciamo? Perché non vogliamo? Perché non ci piace? Perché gioca contro di noi. Perché renderebbe un programma non mantenibile, non sarebbe possibile lavorarci in più persone, eccetera, eccetera. Quindi, in qualche modo, senza estremizzare, abbiamo dei costrutti base, ma non sappiamo come usarli. Allora, i design pattern, un concetto che è nato dopo, sono, questa è la definizione, soluzioni dimostrate a problemi ricorrenti. Cioè, la domanda è, sarà mica la prima volta al mondo che io devo separare la logica di un'applicazione dalla sua interfaccia grafica? E no, che non è la prima volta al mondo. E allora, c'è qualcuno che ci ha già provato? Sì, 100.000 persone. E tutti questi che ci hanno provato, hanno trovato una soluzione migliore delle altre? Sì, 3 o 4 possibili modi. Allora, andiamo a vedere cosa hanno fatto gli altri, ispiriamoci per progettare la nostra applicazione. Possono essere dei pattern che impattano sul design, sulla progettazione, cioè come organizzo le classi, alcune volte pattern che impattano proprio sulla programmazione, cioè che istruzioni uso per fare una certa cosa. Vi dico un esempio molto semplice che poi incontreremo tra poco. Un paio di settimane. Come faccio a garantire che in un'applicazione, ad esempio, di una classe ci sia un'istanza sola, se mi servisse? Una classe che magari contiene dentro una password o un codice per accedere a certe informazioni, però quella classe lì deve essere unica, perché se aggiorno quel codice tutta l'applicazione deve conoscerlo. E quindi come faccio a evitare che chiunque voglia faccia new e faccia un'altra istanza di quella stessa classe? Così, su due piedi non sappiamo, ecco, dobbiamo metterci lì un attimo a pensare le varie possibilità. Cioè, è un pattern molto semplice, si chiama singleton, no? Hanno un nome poi questi pattern, singleton, scritto in italiano, e vuol dire una cosa che ha un'istanza sola. Però, se ci serve quello, dobbiamo sapere come farlo in Java, no? Il trucco è fare il costruttore privato, ma poi i dettagli li vedremo la prossima volta. Quindi, per esempio, per ottenere quell'obiettivo, un obiettivo di progetto, una classe che abbia un'istanza sola, devo poi capire a livello di linguaggio quali artifici, quali trucchetti usare. E come dicevo, magari gioco sul private dei metodi. Quindi adotto, uso i costrutti base che già conosciamo dell'object orientation, quindi del linguaggio Java, per ottenere un certo comportamento da una parte della mia applicazione. E molto spesso questi pattern sono pensati, un po' come cerchiamo di pensare qui, un pochino in grande, in prospettiva. Cioè non faccio una cosa che funziona oggi e poi magari domani non più, ma di sicuro dopodomani me lo sono dimenticato, non mi interessa più. Cioè, sviluppando qualche cosa che in teoria possa sopravvivere nel tempo. E sopravvivere nel tempo per una qualunque applicazione software significa poter cambiare. No, perché un software non è mai immutabile, c'è sempre da correggere, da aggiungere, da adattare, eccetera, eccetera. Quindi,
pensiamo un pochino di più prima, scriviamo magari un po' di codice in più oggi, ma tra una settimana, un mese, un anno, quando dovremo metterci le mani sopra, riusciremo a farlo senza dover buttare via tutto e rifarlo a casa. Questa è un pochino l'ottica in cui cerchiamo di lavorare. Allora, questa idea dei pattern si cala in particolare nel campo dell'interfaccia utente, per creare l'interfaccia utente ci sono due o tre pattern che vanno per la maggiore. Quello che è più vicino a JavaFX è quello che si chiama, come vi ho scritto prima nel titolo, ormai il finale lo sapete già, Model View Controller. In generale, o per, diciamo, abbreviato, MVC. Allora, come ha ragionato, no, coloro che hanno proposto questo pattern? Hanno detto, guarda, tu hai un'applicazione, non importa cosa c'è scritto se non riusciamo a leggere queste vignette, cerchiamo di capire la figura in generale. Questa nuvoletta è la mia applicazione, questo è l'utente che usa l'applicazione. Allora, cosa può fare, o meglio, qual è l'interazione tra l'utente e l'applicazione? Beh, l'utente può dare dei comandi, qui c'è una freccia che va verso il basso, dall'utente verso il sistema. In questo caso, questo esempio è calato su un media player, quindi il suo comando sarà fai il play di questa canzone. E dall'altra parte l'utente riceve informazioni dal sistema, qui c'è una freccia che va dal sistema verso l'utente. E le informazioni, vabbè, oltre che la musica che sta suonando, magari sul display c'è scritto qual è la canzone attualmente now playing, no? Attualmente in esecuzione, qual è magari la playlist delle canzoni successive, immaginatevi Spotify o qualcosa del genere, no? Questi sono i due tipi di interazione che ci sono tra l'utente e il sistema. L'utente dà comandi e riceve informazioni. L'utente dà comandi quando e come vuole lui, e riceve informazioni continuamente aggiornate dal sistema. Allora, le scale dei tempi già sono diverse. Non è che io do un comando e ricevo un'informazione di risposta a quel comando lì, no? Il fatto di ricevere informazioni è una cosa che si aggiorna in continuo. Il fatto di dare i comandi, quando mi viene voglia, posso farlo. Allora, queste due sottofunzionalità, mantenere informato l'utente, quindi di fatto creare l'interfaccia utente, e eseguire i comandi dell'utente, li separiamo in due classi diverse. Classi o insiemi di classi, se è complicato sarà più di una classe. Una classe la chiamiamo la vista, questa qui a sinistra, la view, che è una serie, una classe o un insieme di classi che permettono di costruire all'utente le informazioni o un'interfaccia che contiene le informazioni utilizzabili dall'utente o visibili all'utente o ascoltabili dall'utente, in questo caso media player. Quindi la vista ha come scopo nella vita quello di mantenere aggiornate le informazioni da presentare all'utente. Poi c'è un'altra classe che si chiama controller, un insieme di classi in caso di applicazioni più complesse, che intercettano i comandi dell'utente. Quindi sta in ascolto il controller, non fa nulla se l'utente non si muove, ma appena l'utente fa qualche cosa il controller interviene e decide, sa come gestire la richiesta dell'utente. Sa che se l'utente preme play, lui deve fermare la musica. Se preme stop, deve... No, sì, ho detto play. Fa pausa, no? Le due stanghette, allora deve stoppare la musica ma non cancellare la canzone. Se fa stop deve stoppare la musica e anche cancellare la canzone, perché ha fatto stop e non pausa. E così via. Quindi il controller intercetta le azioni dell'utente e capisce cosa vogliono dire. Dopodiché né la vista né il controller hanno i dati, hanno le informazioni, hanno lo stato dell'applicazione vera e propria. Non può avercelo nessuno dei due, perché ciascuno dei due ha già un lavoro diverso da fare. E poi in ogni caso lo stato dell'applicazione deve essere qualche cosa di condiviso tra la vista e il controller. Cioè la vista ha bisogno di sapere qual è la canzone che sta suonando in questo momento, se no come fa a mostrarlo?
E controller ha bisogno di sapere se in questo momento c'è una canzone che sta suonando, sì, no, per poterla mettere in pausa. O per poterne aggiungere una. Quindi, lì, in questo caso, l'informazione del media player sono di tre tipi. La libreria, cioè l'elenco delle canzoni disponibili, la playlist, cioè l'elenco delle canzoni messe in coda, e la canzone attualmente in onda. Tre cose. Queste tre cose servono sia alla vista che al controller. Quindi non le posso mettere dentro la vista e poi il controller deve bussare per averle. Le metto in una classe separata, che chiamo modello. Il modello contiene lo stato dell'applicazione, tutte le informazioni che l'applicazione ha per poter vivere. Da questo punto di vista, il vero programma è il modello. Se non ci fosse l'utente là sopra, ma la vista servirebbe a qualcosa? No. Se l'utente potesse collegarsi via USB direttamente col programma, saprebbe lui qual è la canzone che sta suonando. Purtroppo quell'utente non ha ancora una porta USB e quindi devo fare del lavoro, della fatica per disegnare sull'interfaccia utente il nome della canzone che sta suonando. Quindi la vista cosa fa di fatto? Interroga il modello, gli chiede: guarda, senti, ma cos'è che sta suonando adesso? Quali sono le canzoni? Lo interroga il modello e lo visualizza. Visualizza le informazioni, il sottoinsieme di informazioni, mica tutto, il sottoinsieme di informazioni che serve in quel momento. In realtà ci sono due modi in cui la vista può lavorare: o la vista interroga il modello, oppure potrebbe essere il modello che informa automaticamente la vista quando qualcosa è cambiato o quando qualcosa deve cambiare. Lato controller, e il controller riceve i comandi dell'utente e deve tradurli in comandi verso il modello. Cioè, se l'utente fa stop, il controller deve dire al modello: guarda, la canzone che sta attualmente in esecuzione, cancellala dalla playlist, non dalla libreria ovviamente. Dopo che ovviamente il controller ha verificato ha verificato la correttezza dell'azione, no? Quindi il controller deve fare la validazione dei dati, controllo che non ci siano campi vuoti, tendine non selezionate, parole scritte male, eccetera. Ma se i dati sono, se il comando dell'utente è valido, a questo punto lo devo passare al modello che lo deve eseguire. È solo il modello che può eseguirlo, perché il controller non sa, né gliene frega niente, di quale sia la canzone che è attualmente in esecuzione. Lui sa che l'utente ha premuto stop. Ha questa patata bollente di un utente che gli dice: ho premuto stop, e lui deve a un certo punto passare al modello e dire: guarda, fai questa cosa perché l'utente la vuole. Il modello traduce, no, le richieste che provengono dall'utente, ossia poi dall'interfaccia utente, in comandi da applicare sul modello, ossia sullo stato dell'applicazione, cioè devo modificare lo stato dell'applicazione. Quindi tutta l'applicazione sta dentro il modello, il modello offre dei metodi affinché il controller possa comandare le varie operazioni che possono essere fatte, poi il modello che internamente le applica. E la vista, no? Può semplicemente estrarre, vedete che qua la freccia va dal modello verso la vista, non viceversa, quindi non c'è, la vista non ha la possibilità di modificare l'informazione sul modello, solamente di vederla. E il controller, questa freccia in realtà va verso il modello, anche se in realtà qualcosa potrebbe anche tornare indietro a volte, perché a volte il controller per prendere delle decisioni deve sapere qualche cosa a proposito, che ne so, se c'è qualcosa attualmente in esecuzione oppure no. Gli serve saperlo, quindi in realtà questa freccia sarebbe bidirezionale, anche se principalmente va dal controller verso il modello. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare noi è separare mentalmente, ma non solo mentalmente, anche nel codice, queste tre competenze. Il lavoro è già fatto per due terzi, eh? È già fatto per due terzi perché, vabbè, qui scusate, c'è ancora una figura che spiega meglio quali sono i tipi di interazioni, ma magari ci ritorniamo poi quando abbiamo già visto il codice. Dicevo, il lavoro è fatto per due terzi perché nell'applicazione FXML, JavaFX, scusate, la vista è la scena. Noi costruiamo una scena con lo scene builder, ci mettiamo dentro i nodi, eccetera, eccetera, e automaticamente abbiamo la classe scena
quindi c'è una classe o un insieme di classi, perché in realtà c'è la classe scena più tutti i nodi che si porta dietro, contenitori, controlli, eccetera, eccetera. Tutto quell'insieme di nodi che appeso a una scena, al root node della scena, quella è la mia vista. Mi viene, diciamo, quasi gratis. Quando io ci metto un valore dentro una label, un valore dentro un text field, quel valore viene visualizzato all'utente. Quindi è già separata la vista dal resto dell'applicazione, perché tutto ciò che è appeso alla scena è vista. E automaticamente viene già presentata all'utente, quindi è un lavoro già fatto. Il controller già lo conosciamo, non è una coincidenza che il controller con cui lavoravamo la settimana scorsa si chiamasse controller, come abbiamo chiamato oggi la classe che deve ricevere gli eventi dell'utente. Quello fa. Cosa facevamo la settimana scorsa e continueremo a fare nel controller? Identifichiamo quali sono gli eventi da gestire. E gli eventi da gestire altro non sono che le azioni che vogliamo permettere all'utente. E gestire un evento significa che il controller dice: ok, adesso l'utente ha premuto questo, cosa devo fare? La differenza è che fino a ieri il controller capiva cosa doveva fare e se lo faceva lui. Devi iniziare una nuova partita, allora devo inventare un nuovo numero casuale. Lo faccio io. Adesso non più, vogliamo separarla questa cosa. Devi iniziare una nuova partita, allora devo chiedere al modello di iniziare una nuova partita. Sarà lui, il modello, che sa come si fa ad iniziare una nuova partita. Sa come si fa a estrarre un numero casuale, sa che magari evita di ripetere lo stesso numero, magari ha delle logiche molto più complicate di quanto noi facevamo ieri. Ma a me come controller non interessa. Io ho un responsabile per la partita, che si chiama modello, e sa lui cosa deve fare. Quindi in qualche modo il modello è colui che gestisce i dati, ma gestisce anche le operazioni possibili sui dati. Ricordate il principio di incapsulamento della programmazione a oggetti. Una classe che gestisce dei dati deve offrire i metodi ben pensati attraverso cui qualche altra classe possa voler modificare quei dati. Qui non ti do il dato grezzo, fanne ciò che vuoi, ti do un metodo per aggiungerli, per cancellarli, per resettarli, ma dico io quali sono i metodi perché so io quali sono le regole del gioco. Cioè un metodo set numero segreto non ci sarà mai in un modello che gestisce il giochino dell'indovina il numero. Ma in realtà non c'è neanche un metodo get numero segreto, cioè non posso barare, non devo poter barare, no? Il modello mi dà i metodi, quando io poi gli passo ci sarà un metodo tentativo e se il tentativo mio è giusto lui mi dice che è giusto, ma non posso in nessun momento interrogarlo. Quindi decido io, creando il modello, quali sono le operazioni possibili che il controller potrà chiamare. Tra l'altro questo, se ci pensiamo, ha un altro vantaggio, che mi permette non solo di sviluppare il modello separatamente dal resto, ma anche di debuggarlo. Cioè dov'è la parte più complicata, dove gli algoritmi si incasinano? È dove lavoro con i dati. La cosa là delle parole aliene, ne ho due, devo separare, devo trovare lo spazio, devo controllare. È lì il casino, la difficoltà. Ma se poi queste operazioni qua le ho dentro un controller, potrei chiamare quel metodo, devo lanciare il programma, aprire l'interfaccia grafica, schiacciare il bottone giusto, scrivere il testo giusto nella casella giusta, per poter provare una riga di codice che ho cambiato ci metto 5 minuti. Qual è il bello di questa divisione, separazione dei ruoli? Che il modello non ha bisogno dell'interfaccia grafica per vivere. Lui è una classe Java che ha i suoi metodi. Allora io posso benissimo sviluppare e testare tutto il modello da main, da linea di comando, da programmini di prova che faccio, che non tirano sull'interfaccia utente, che non richiedono l'interazione con l'utente. Chiamo dei metodi direttamente. Inizieremo facendo un piccolo main di prova che chiama due o tre metodi e vedere che i metodi del modello facciano la cosa giusta. Poi volendo possiamo passare a JUnit per avere un test più complesso.
Però l'idea è che, visto che lo stato e la logica dell'applicazione sono cablati dentro il modello e non fuori, io posso sviluppare il modello separatamente dal resto. E poi ci aggancio un controller, e poi ci aggancio una vista. Quando sono sicuro che il modello funziona, che il gioco funziona. Quindi, questo vuol dire due cose. Diciamo, una generale e una più specifica. Quella più generale è, se ci pensiamo, sviluppare un modello per giocare al gioco del divino numero, in teoria lo stesso identico modello potremmo prendere e mettere dentro un'applicazione mobile, che di sicuro non usa JavaFX, né su Android né su iOS c'è JavaFX, o un'applicazione web. Cioè, le regole del gioco sono le stesse. Il modello può essere uno solo, lo sviluppo una sola volta e poi lo vesto con interfacce diverse, con toolkit grafici diversi. Una volta ci aggancio sopra FXML, l'altra volta ci aggancio sopra l'HTML. E allora ho fatto un'applicazione web a partire dallo stesso identico modello. Ci spieghiamo i metodi in modo diverso. Quindi ci permette di avere lo stesso gioco con interfacce diverse. La seconda cosa che volevo dire su questo modello e su questa, diciamo, separazione è che, per far sì che tutto questo succeda, dentro la classe modello non ci deve essere nessun riferimento né alla vista né al controller. Cioè, il modello non deve conoscere qual è il controller che lo comanda, non deve conoscere qual è la vista che lo osserva. Dentro il modello non devo vedere JavaFX, scritto da nessuna parte, nessun import, nessun package di JavaFX. Non serve. Se vi sembra che vi stia servendo, avete sbagliato qualcosa. Avete sbagliato a mettere le competenze nel posto giusto. Ok? Quindi lavoreremo molto su questo, a parte l'MVC, su questo information hiding. Questa classe non deve vedere queste cose, quest'altra non deve vedere quest'altra. No? Si lavora spesso su un principio di mutua ignoranza. Il controller non sa quali sono i dati su cui il modello sta lavorando, il modello non ha idea di come si è fatto JavaFX, quali sono i nodi, quali sono i bottoni. Meno sanno uno dell'altro, meglio lavorano insieme, perché non c'è intrecciamento di competenze o di codice, ma c'è una buona separazione. Quindi proviamo a fare un esercizio immaginario prima, poi passiamo al codice. Prendiamo un'applicazione molto semplice che deve gestire un elenco di voci, diciamo dei nomi, oppure nomi, numero di telefono. Immaginatevi una rubrica, facile facile. Quindi, di questa rubrica cosa devo poter fare? Inserisco un nuovo nome, cerco quello esistente, cancello uno esistente e così via. Quindi avrò varie azioni che devono essere fatte su questa rubrica e tutte queste azioni dovranno in qualche modo essere attivabili, no, dall'interfaccia utente. Allora, ci sarà una classe. Allora, immaginiamo che questa rubrica sia dentro una lista, una array list, una linked list, come volete voi, e qualcuno questa lista la deve creare e qualcuno deve ricordarsi il riferimento a questa lista. In base a quello che abbiamo detto, dov'è che la creiamo, dov'è che la memorizziamo questa lista? Dentro il modello, non dentro il controller. Quindi immaginate, ricordatevi l'esercizio dell'alieno della volta scorsa, dove dentro il controller avete la lista delle parole e delle traduzioni. Non mettiamola più lì, creiamo una classe diversa, chiamiamola modello e mettiamo dentro questi elementi. E quindi io ho provato a disegnare questo tipo di diagramma delle classi. Non è molto leggibile, per cui ingrandisco e vediamo un pezzo per volta. Ho provato a calare lo schema generale MVC dentro la mia applicazione JavaFX, no? Dove abbiamo già dei pezzi noti. Allora, qua sotto ho
application, no? Il mio programma extends application ha ovviamente una variabile per la scena. In qualche modo questa variabile, questa applicazione è un po' regista di tutto, quindi sa chi è la scena, deve sapere chi è il modello, deve sapere anche chi è il controller. Cioè, ci vuole qualcuno che sappia. Benedetto, abbiamo separato tre classi diverse che non si conoscono a vicenda, ma qualcuno deve conoscere tutte e tre per farle incontrare, no? Le ho sviluppate separatamente, ma a un certo punto devo riuscire. E questo sarà il main, che si preoccupa di presentare il modello al controller. Ciao controller, tu sei il modello, e così via. Cosa fa l'applicazione quando parte? Beh, quando l'applicazione parte, seguiamo questa freccia che c'è sotto, crea la scena. New scene uguale fxmloader.load bla bla bla. Crea la scena. Giusto? Lo sappiamo già questo. Dopodiché la scena, l'fxmloader, contiene al suo interno tutti i nodi della scena. Fatti suoi, roba sua interna. Poi, come processo interno al caricamento della scena, sappiamo che l'fxmloader crea anche il controller. E quindi vedete che la classe scena crea, seguiamo questa riga tratteggiata in alto, crea la classe controller. Giusto? La classe controller cosa ha essenzialmente dentro? Beh, principalmente ha i gestori di eventi, o gestori, gli action handler o gli event handler, cioè i vari metodi per gestire gli eventi di utente. In realtà dentro ha anche, io qui lo metto in modo semplificato, il riferimento alla vista. In realtà lì dentro non c'è nessun variabile che punta a scena, all'oggetto scene. Però tutte le volte che diamo un nome, un ID a un elemento, sappiamo che viene creata una variabile. Tutte le volte che diamo un ID a un elemento nella scena, viene creata una variabile nel controller. E questa variabile punta a quella della scena. Quindi in qualche modo il controller conosce la scena. Controller e scena si conoscono a vicenda. Un po', non benissimo, ma un po' sì, un pochino sì. Diciamo che la scena del controller conosce poco, conosce solo il nome, perché lui deve fare una cosa sola, crearlo, fine. La scena ha bisogno solo di sapere il nome del controller affinché lo possa creare, basta. Il controller, per contro, non conosce il nome della scena che l'ha creato, ma conosce un numero selezionato di nodi che fanno parte di quella scena. Selezionato che li abbiamo selezionati noi, no? Sono quelli a cui abbiamo dato l'ID e di cui c'è la variabile @fxml, private, eccetera, eccetera. Quindi un pochino si conoscono, il minimo che gli serve per poter lavorare. Fin qua, nulla di nuovo. Poi c'è un altro signore qua dentro, che in mezzo, che è il modello, l'elenco dei dati. Allora questo possiamo pensarlo indipendente da tutto. Quella è una classe che deve gestire un elenco di nomi, quindi avrà un metodo per inizializzare l'elenco, un metodo per aggiungere nomi, per trovarli, per cancellarli, quei 4-5 che ci vengono in mente. Questo lo possiamo sviluppare indipendentemente da tutto il resto che abbiamo conosciuto qua. Poi ovviamente dovrà essere integrato in qualche modo. Chi lo crea? Vabbè, immaginiamo di averlo sviluppato. Chi la crea questa classe? Chi istanza l'oggetto? Il main. Diciamo, la soluzione più semplice è che il main, l'applicazione, crei il modello. Quindi l'applicazione cosa fa? fxmlloader.load crea la vista, la quale crea il controller. E poi il main creerà anche il modello. Dopodiché il controller, l'applicazione sappiamo che non fa niente, no? Dopo il metodo start finisce lì. Tutto
il controllo dell'applicazione sta a questo punto alla scena, ai metodi chiamati dalla scena, eccetera, eccetera. Quindi l'applicazione, dopo che ha creato tutti, sparisce, si toglie dai piedi. Però a un certo punto il controller, quando io dico aggiungi un nuovo nome, dovrà in qualche modo chiedere al modello di aggiungere quel nome. Cioè l'utente scriverà pinco pallino, bottone aggiungi, do aggiungi, il metodo del controller, che prende quella stringa, controlla che sia valida, fa tutti i controlli del caso, e poi a un certo punto dice va bene, questo è un comando che devo eseguire perché l'utente l'ha inserito bene. Modello, inserisci questo nome. E il modello inserisce. L'unico dettaglio è come fa il controller a sapere chi è il modello. Perché modello è una classe che è stata creata new dentro il menu, dentro l'application. E in qualche modo io però, quindi il riferimento, no? La variabile di riferimento al modello ce l'ha solo l'application. In qualche modo la deve passare al controller, questa informazione. Quindi, vabbè, è facile, nel senso che a un certo punto dentro il controller ci mettiamo una variabiletta model e un setter, set model, per cui l'applicazione possa fare set model dentro il controller dicendo guarda, tu adesso gli ordini, i comandi, dalli a questo modello qua. L'alternativa sbagliata sarebbe che la creazione del modello, questo create qua, venisse fatto dal controller e non dal main. Ma il controller quando parte, la vista crea il controller crea il modello. Però non mi piace perché questo modello rimane figlio e prigioniero di quel controller lì. Abbiamo già detto che se avremo programmi con più scene diverse, i controller sono volatili, vanno e vengono, vengono creati e distrutti. Ma i dati devono persistere, quindi i dati devono essere creati prima e fuori dal controller. Quindi queste un po' sono le frecce che dobbiamo gestire. Poi qui c'è ancora un'altra freccia che non ho commentato, quella che va dalla scena verso il controller, che contiene gli eventi. È ciò che avviene già da solo, lo fa già la libreria JavaFX, no? Quindi non dobbiamo fare nulla di particolare. Quindi abbiamo questo modello in più. Allora proviamo un po' a organizzarci un'applicazione che segua questi canoni, no? Una piccola rubrichina telefonica. Iniziamo a impostarla. Parlo di rubrica telefonica e non solamente di elenco di nomi, come era scritto nelle slide, perché così cogliamo l'occasione per memorizzare dei dati che non siano solamente stringhe, ma dati con un minimo di struttura. Allora, ci facciamo, qui come al solito devo restringere, se no il video lettore vi fa lo sconto del 10% di schermo. Allora, facciamo una nuova applicazione che chiamiamo esercizio rubrica. Rubrica, non necessariamente telefono, sì, scemo. JavaFX, prima il tipo di progetto, adesso gli do il nome, esercizio rubrica. A voce ho detto rubrica telefonica, lasciamo detto rubrica perché magari il nostro interesse primario è mettere l'indirizzo di mail, la pagina Facebook e poi anche il numero di telefono, ma magari non solo il numero di telefono. Quindi chiamiamolo rubrica e siamo più generali e anche più brevi. E a questo diamo un nome, applicazione desktop, IT Polito TTP rubrica, con l'interfaccia in fxml, file name rubrica, rubrica.fxml, e poi ci sarà un rubrica controller. Vabbè, questo è ciò che sappiamo già fare. Abbiamo il main, abbiamo il controller vuoto e abbiamo l'fxml vuoto. Adesso noi stiamo dicendo questa applicazione dovrà gestire un elenco di nomi. Ok? Allora, creiamo, partiamo da lì, creiamo una classe modello che gestisca questo elenco.
Quindi ci dimentichiamo per un attimo del controller, dell'fxml e di altro. Addirittura io farei un nuovo package .model dentro il mio progetto, rubrica it.tdp rubrica .model, e tutto ciò che ha a che vedere col modello lo metto lì dentro, semplicemente per ordine mio. La regola, la legge è che chiunque viva dentro .model non deve conoscere JavaFX, nessun oggetto di JavaFX. Viceversa sì, ciò che sta fuori può vedere dentro model, ciò che è dentro model non può vedere, model deve vivere per conto suo. Allora possiamo creare una nuova classe, rubrica model ad esempio, dentro questo package model, e immaginarci la nostra rubrica. Conterrà una lista di voci, di nomi. Allora, mi serve una classe che rappresenti la singola voce. Ok? Allora, dentro questo package che ho chiamato model, creo una nuova classe che mi deve rappresentare la singola voce. Chiamiamola voce della rubrica item, no? Voce mi sembra la traduzione più o meno azzeccata di item. Allora, la classe voce rappresenta un singolo elemento della rubrica. Mentre rubrica model rappresenta l'insieme di tutte le voci della rubrica e di metodi per poter gestire tale insieme. Quindi questa rubrica dovrà principalmente gestire, finora conosciamo le liste, una lista di voci. Private list voce, la rubrica è qua. List ovviamente va definito. Attenzione sempre a importare la cosa giusta, java.vt.list non è quello che vogliamo, java.util.list sì. Voce lo conosce già perché è nello stesso package, rubrica.model.voce. Private, questa lista è mia, gli altri non vogliono sapere se l'ho memorizzata come lista, se l'ho memorizzata come albero, come hash table, tutte le dati, strutture dati che potremmo usare, che useremo nelle prossime settimane. E come minimo questo rubrica model dovrà avere un costruttore che inizializza questa rubrica, magari adesso ha un insieme vuoto, ha una lista vuota di zero elementi, ma magari un domani quando impareremo i database, quando il programma parte, legge la rubrica del database e prima di chiudersi la salva in modo da tenerla sempre aggiornata. Non è che quando chiudo il programma dimentico tutto. Adesso per forza sì, ma quindi, poi c'è il problema del costruttore, no? Riuscire a popolare la versione iniziale di questa rubrica. Quindi public rubrica model è il mio costruttore, che in questo caso non ha bisogno di parametri, e semplicemente inizializza la rubrica creando una nuova, ad esempio,
array list di voce vuota. java.util.arrayList. Allora, l'unico che sa che la rubrica è memorizzata come lista è la classe rubrica model. L'unico che sa che in realtà questa lista è un array list è il costruttore. Qui c'è scritto new array list, ma tolto il costruttore, tutto il resto di questa classe vede che rubrica è un list, interfaccia generale delle liste. Questo mi permette, se volessi, se capissi che devo ottimizzare in modo diverso, usare, qui stiamo parlando di cose banali per il momento, ma cambiare struttura dati sottostante, quindi anziché un array list, mettere una linked list, mi basta modificare il costruttore. E tutto il resto del modello, poiché vede solo che quella è una list e usa solo i metodi di list, e i metodi di list sono tutti implementati sia dal ArrayList che dal LinkedList, perché sono implementazioni di quell'interfaccia, continua a funzionare. No, questo è un altro principio molto forte che useremo sempre. Programma verso le interfacce, non verso le classi. Cerca sempre di definire le variabili che usi facendo riferimento all'interfaccia che queste variabili implementano, e ti poni il problema di qual è la classe concreta che le implementa solamente quando devi costruirlo, in questo caso dentro il costruttore. Poi quando cominceremo a parlare di database vedremo che addirittura c'è il modo di costruire una classe senza neanche conoscerla. C'è un pattern che si chiama factory che serve per fare questo. Delegare a qualcun altro la costruzione della classe. Ma ci arriviamo per gradi. L'importante è che dopo che è stata creata, io non debba più preoccuparmi nel codice, ma questa è una linked o un array? No, cioè è una list. Interfacce dicono che cosa fanno. Sai, un domani decidessi di potenziare moltissimo questa cosa, e quindi crea una struttura dati molto più complicata, che è anche non solamente una lista, ma anche magari una lista che va in avanti, indietro, ricercabile, linee duplicate, eccetera. Mi implemento una mia cosa. L'importante è che implementi l'interfaccia di list e la posso mettere qua dentro. Diventa mille volte più veloce il programma perché è più furba l'implementazione, ma fin tanto che implementa l'interfaccia di list, funziona. Magari una lista che abbia il metodo contains veloce. Perché la differenza tra array e linked alla fine sono nella complessità dei vari metodi, ma alla fine il metodo contains deve comunque scorrersi la lista, sia nel caso dell'array list che della linked list, dal primo all'ultimo elemento. Ma non è mica obbligatorio, ci sono strutture dati più complicate che cominceremo a vedere da domani, no? che invece non hanno bisogno di una scansione lineare per una ricerca di un elemento. Ma fin tanto che implementano l'interfaccia list, le posso usare. Quindi, questo cerchiamo sempre di riuscire a applicare questi ragionamenti. Vabbè, ho creato la lista e poi che cosa ci devo poter fare? Ma dovrò aggiungerci un elemento, cancellarlo, no? Quindi avrò un metodo public add voce in cui passo una voce v. Ritorno void. Poi avrò public find voce. Per find voce che cosa gli do come input? Immaginiamo che la voce contenga un nome, un numero, quindi cerca la voce, se conosci il nome dammi il numero. Quindi by nome ad esempio, in cui lui vuole un nome. E mi restituisce un oggetto voce, se c'è, che corrisponde a quel nome. Sì, lo so che non ho fatto il return. Questi sono i due metodi minimi. Poi ci può essere altro, ma ad esempio dammi l'elenco completo o cose del genere.
Allora, questo significa che io sto pensando a un oggetto voce che ha almeno due campi, nome e numero, o nome e altre informazioni associate. Adesso creiamo questo oggetto. Mi serve sicuramente nome, mi serve ad esempio una mail, mi serve il numero di telefono. Che tipo di dato è il numero di telefono? Integer o string? Integer o string? Un numero di telefono. Non è un double, non è un float, dai, questo ve lo tolgo. È un integer, non è un boolean? È un integer o uno string? Voce? String. Perché? Uno che mi convinca che il numero di telefono è una stringa e non è un intero. Dimmi. Quindi, lei vuole dire, visto che c'è anche il più, non è un intero. Faccio il numero di telefono italiano e più 39 qualche cosa. Questo è un motivo. Altri? Potrebbe essere? Invece i numeri su 10, 12 cifre magari vanno in overflow rispetto alla rappresentazione degli interi. Poi un altro è che se io ho un numero che è 335 qualche cosa e un numero che è 0335, che è il numero del Trentino, Alto Adige o giù di lì, sono due numeri diversi. Se invece ho un intero che è 335 qualche cosa e 0335, è quello 0 non esiste, non viene memorizzato, no? Cioè, dal punto di vista del fosse un intero sono equivalenti. Lo zero iniziale non esiste mai nella rappresentazione dell'intero, giusto? Poi magari voglio metterci gli spazi, voglio metterci i puntini, voglio metterci il più. Ma al di là di tutto è quello zero davanti che mi fa capire che la sua presenza o assenza, addirittura un numero internazionale, 001, telefono degli Stati Uniti. La presenza di questi zeri davanti fa la differenza e non avrebbe tipo integer, ha implicitamente un numero infinito di zeri davanti che non so quanti sono, nessuno, uno, due. Io una volta ho imparato una regola generale che ho trovato scritto da qualche parte: se non ha senso sommarli non sono numeri. Cioè, se non ha senso fare la somma, la differenza o anche solo incrementare più uno meno uno rispetto a un certo tipo di dato, lascia stare, è una stringa. Con questo criterio i numeri rimangono pochi pochi, perché molte cose sono le informazioni di un numero civico di una strada. Ha senso sommarli? No. Ha senso? No, allora mettiamolo come stringa. Infatti io abito al 372/bis/t, no, qualcosa che non è solo un numero. Allora, per scoprire poi più tardi che in realtà lì avevo bisogno di una stringa, se io ci avessi già pensato prima, già dall'inizio non l'avrei messo come intero. Ok, classe semplicissima, gli ho messo tre campi. Cosa ha bisogno di una classe per poter vivere? Di tre cose: costruttore, gli accessor, quindi setter, getter, e l'identità. Allora, costruttore ne faccio sicuramente uno pubblico, anzi, perché devo farlo io? Eclipse me lo fa lui. Source, tasto destro, source, generate constructor using fields. Genera un costruttore usando i campi. Beh, i campi li ho dovuti definire io. Una volta che li ho definiti, generami un costruttore pubblico
usando questi campi. Vai. Magari mettici anche una riga bianca, se non è brutto. E poi devo aggiungere gli accessor method, cioè i metodi per poter scrivere e leggere i valori dei campi, getters and setters, che sono gli unici modi affinché una classe esterna a questa possa modificare il valore di questi campi. Allora, per l'email scelgo se l'email è leggibile dall'esterno o no, mettendo o non mettendo il get email. E se l'email è modificabile o non modificabile dall'esterno, abilitando o non abilitando il set email. Nel caso semplice, a me interessano tutti i setter e tutti i getter, se non ho motivo di proteggere quel dato. I setter e i getter sono pubblici, i dati stessi sono privati. Ma sono regole che già conoscete queste, no? E l'identità. Ne parliamo meglio quando facciamo l'hash table. Però quando creiamo un oggetto, metà delle funzioni di libreria che chiamiamo hanno bisogno di poter dire se un oggetto è uguale o diverso da un altro. Ok? Cioè, due oggetti sono effettivamente lo stesso o sono due oggetti diversi? Quando abbiamo due stringhe, chiamiamo string a.equals b e lui fa confronto tra le due stringhe. Cioè vuol dire che l'oggetto stringa, nel suo metodo equals, sa come fare a dire se un'altra stringa è uguale o diversa da lui. Giusto? Allora, quando creiamo un oggetto che non sia un oggetto nativo, sta a noi, nel momento in cui creiamo l'oggetto, insegnare all'oggetto stesso come confrontarsi con gli altri. Quindi io devo avere un metodo voce.equals che confronti due oggetti tipo voce e mi dica se queste due voci della rubrica sono la stessa, o meglio, rappresentano la stessa persona, oppure no. Qual è o quali sono i campi unici, univoci di una voce di una rubrica? Purtroppo è il nome. Se voi avete due amici che si chiamano Mario Rossi, nella rubrica del vostro telefono non li avete chiamati Mario Rossi e Mario Rossi. Li avete dovuti chiamare Mario Rossi e Mariolino, o Mario Rossi 2, eh? Perché non è possibile registrare due voci diverse con lo stesso nome. Vero? Perché chi ha inventato le rubriche ha pensato che il nome dovesse essere univoco, perché sennò poi ti confondi, se hai 27 Mario Rossi non sai qual è quello giusto. E allora ti obbliga a cambiarlo. Quindi noi assumiamo che mi sto riferendo alla stessa voce della rubrica se il nome è uguale, a prescindere dalla mail del telefono che potrebbero essere diverse. È subottimale, non è bello, se facessi una base dati la faremmo in modo diverso, ma però ragioniamo su quell'oggettino che abbiamo, la voce della rubrica. E quindi, anche qua ci facciamo aiutare da Eclipse nel generare il metodo equals. Cioè ogni oggetto nuovo che create deve avere un metodo equals, perché quello predefinito da Java fa cagare. Perché quello predefinito da Java confronta gli indirizzi di memoria dei due oggetti. Due oggetti diversi hanno lo stesso indirizzo di memoria se in realtà sono lo stesso oggetto, non se hanno lo stesso nome. Quindi non serve a niente, ok? Però doveva definire qualche cosa, ma come faceva a predefinire, come faceva Java a predefinire qualche cosa di furbo che non aveva idea dell'oggetto che stavate per creare? Quindi lo dobbiamo fare sempre. E poi si vede che Eclipse non ha nessuna voce che mi permette di dire genera in modo il metodo equals, ma equals lo genera sempre insieme a un altro metodo che si chiama hashCode.
Vabbè, allora facciamoglielo fare. Quello che mi chiede è: quali sono i campi di questo oggetto, le proprietà, le variabili di questo oggetto, di cui tenere conto nel confronto di uguaglianza? Solo il nome. Cioè, noi vogliamo che due voci siano considerate uguali, coincidenti, sovrapposte, se il nome è uguale. Se invece li lasciassi tutti, due oggetti verrebbero considerati uguali se avessero il nome, il numero di telefono e l'email tutti uguali, identici. Questo non è il nostro caso. Quindi togliamo la spunta al resto. E lui gli crea il nome, il metodo equals, che alla fine, dopo un po' di controlli di nulla, andate a vedere, la riga più importante è questa. Due oggetti, questo oggetto e un altro, sono equals se nome.equals ha dar nome. Cioè, se il nome di questo è uguale al nome dell'altro. Gli altri campi, numero di telefono e email, qua non compaiono proprio, non vengono usati. E poi c'è l'hashcode di cui avremo modo di parlare bene, che viene usato nelle strutture dati. Allora, tenete presente che se non definite l'equals, il metodo, per dirne una, contains, delle liste, non funziona. Perché non posso trovare un oggetto in una lista se non so confrontare l'oggetto che sto cercando con gli oggetti che ci sono dentro. Ok? Allora, questo è un primo oggetto semplice, con nessun metodo, che mi può servire per costruire la voce. L'ultima frase che dico oggi è che questo tipo di oggetti noi li chiameremo being. Un Java bean, così stiamo, o a volte lo chiamano anche POJO, che sta per plain old Java object, POJO oppure bean, sta per indicare un oggetto che di per sé contiene dei dati, tendenzialmente non ha logica, ma ha tutti i metodi per accedere ai dati, confrontare, eccetera. Quindi ha tutti i getter, i setter, gli equals e il costruttore. Nel caso di beans dovresti anche avere un costruttore senza parametri, per essere preciso, ma lo vediamo dopo. È solo a livello di terminologia. Quando parleremo, diremo da adesso in avanti, abbiamo bisogno di un bean per la voce della rubrica. Un bean vorrà dire una classettina che ha le proprietà private, i getter, i setter, l'equals, l'hashcode, eccetera. Ok? Poi se ne volete di più sul bean, c'è una specifica di 200 pagine che dice come devono essere fatti, ma noi teniamolo semplice. Continuiamo domani?